stiamo aspettando, no? Ecco, quindi allora Salviato, Liozzi, qui presente Sarno, vanno a ricoprire, diciamo, quelle posizioni che poi anche per un po' di sfortuna, vedi il caso Madonna, vedi l'infortunio di Candido, diciamo che a maggior ragione necessitava coprire determinate posizioni. Quindi grazie ancora a Giorgio, alla sua età, quindi i tifosi possono vedere che ha fatto degli sforzi importanti perché abbiamo portato, appunto, mi ripeto ancora, dei giocatori, diciamo, che sono delle teste di serie, no? Diciamo, come si dice nel gioco, nell'ambito tennistico, no? Quindi, diciamo, quindi noi abbiamo cercato di fare la nostra parte, siamo soddisfatti. Adesso io lancio un piccolo appello ai tifosi, no? Cioè, adesso riprendiamo a giocare da sabato. Incominciamo subito con una partita abbastanza molto importante, un derby sentito dalle tifoserie, ma in maniera particolare in questo momento un derby che per un insieme di circostanze crea un'attesa veramente importante a Vicenza, per cui dobbiamo andare lì e fare la nostra partita. Però io quello che chiedo in questo momento, dico ai tifosi, siateci vicini, noi abbiamo bisogno di voi, la società ha fatto la sua parte, adesso abbiamo bisogno di riempire questo stadio. Questo stadio sarà anche brutto, non sarà il meglio che offre il panorama calcistico come impianti, però questo è lo stadio che abbiamo. E se vogliamo anche poi renderlo più bello, dobbiamo uscire da questa categoria. Per uscire da questa categoria abbiamo bisogno del calore dei tifosi. Cerchiamo di farlo diventare una bolgia, cerchiamo di far sì che almeno dalla partita San Benedettese vediamo a vedere 10.000 persone allo stadio. Padovani, ce la possiamo fare sia dal punto di vista del risultato calcistico con i giocatori in campo, ma ce la dobbiamo fare anche con la dimostrazione vostra. Padova è una città importante, dimostriamo che veramente vogliamo portare su questa società. La società l'ha dimostrata con i fatti, poi cercate di dimostrarlo con gli applausi, con gli incitamenti, con i cori, e facciamo sì che questi ragazzi veramente sentano il calore. Smettiamola un po' con le critiche, qualche giocatore può essere più o meno in forma. Aspettiamoli perché tutti loro stanno dando il massimo per centrare quell'obiettivo che noi sogniamo. Abbiamo un sogno, ma è un sogno che possiamo realizzare. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per poterlo realizzare. Lo stadio è brutto, non importa. Facciamo già dalla partita contro San Benedettese 10.000 persone allo stadio. Le abbiamo già viste contro Vicenza. È fondamentale, senza il vostro aiuto non andiamo da nessuna parte. Uniti si vince. Grazie. A questo punto. Le parole che ha speso per il sottoscritto sono anch'io particolarmente contento perché siamo riusciti a centrare tre obiettivi importanti, per ultimo quello di Vincenzo. Sono tre ragazzi che vanno comunque a rinforzare una rosa già forte. Mi auguro ovviamente è quello di aver azzeccato come precedentemente le caratteristiche umane, perché le caratteristiche tecniche le conosciamo bene. Vincenzo è l'ultimo arrivato, al quale do il benvenuto, è un giocatore di grandi qualità, un ragazzo che ha l'assist nelle corde, ha il gol nelle corde. Ovviamente dobbiamo avere un po' la pazienza tutti, a cominciare da noi dello staff e un po' anche la gente, perché ha bisogno chiaramente di ricondizionarsi, come si dice in gergo tecnico, perché purtroppo è stato, ahimè, per lui fuori 6 mesi a Foggia, però insomma è un giocatore di indiscusso valore. Ecco, quindi io sono contento, adesso credo al 99% che il mercato del Padova sia chiuso. Salvo rimpolpare la rosa con un ragazzo giovane in mezzo al campo, perché abbiamo perso Derisio e quindi numericamente siamo un po' corti, ma credo che sarà forse l'unica cosa che faremo. Quindi adesso in bocca al lupo a Vincenzo, e è giusto che adesso parli un po' lui, dai. No, intanto ringrazio il presidente e il direttore. Sono davvero contento di essere qua. Soprattutto sono determinato a dare una grossa mano a questa squadra, a questa piazza, a riportare dove merita.
un po' emozionato. Avete qualche domanda voi? Qualche domanda, se no vado in crisi subito. Senti, ho detto parlo poco. Cominci da un derby subito, anche se magari non giocherai dall'inizio, però sei subito chiamato con le partite infuocate che hai vissuto tante volte nelle squadre in cui hai giocato, da Reggio a Foggia. Sì, sono le partite più belle da giocare queste. Dispiace per la condizione, però sì, metto a disposizione del mister 5, 10, 15 minuti e va bene, ci sono pronto. Ci dispiace per la condizione, ma perché ci vorrà, non so, qualche settimana, visto che sei stato insomma fuori nella prima parte di stagione, no, so già, quindi quanto eventualmente ti ci vuole per entrare in condizione? Oppure se avete già anche approntato un programma con lo staff tecnico? Sì, di sicuro c'è un programma da fare, c'è, come ha detto il direttore, di andare a piccoli passi per ritrovare in breve termine la condizione. Sono piccolino, quindi credo in 2-3 settimane starò bene. Sì, però sabato già un primo assaggio l'hai dato, con la punizione d'angolo, quindi insomma, il pubblico non c'era tanta gente, però quando sei stato applaudito, quindi insomma il primo impatto. No, sono contento, dopo 5 mesi che non toccavo la palla, fare qualcosa di importante per la squadra sembra bello. Senti, come mai hai scelto Padova? Perché immagino, dopo gli ultimi 3 campionati che hai fatto, molto buoni, avessi avuto anche altre offerte in Cina, non so se anche lì. Come mai hai scelto Padova? Ti dico la verità, è stata non so, forse il direttore lo potrà confermare, è stata una cosa lampo, cioè in 2-3 giorni credo, no, direttore? Sì. Appena ho saputo di Padova, avevo altre offerte anche di C, sempre a vincere. Non ho esitato ad accettare, abbiamo trovato subito l'accordo e la volontà era di venire qua. Col mister hai parlato, hai avuto un colloquio, non so, chiedo. Sì, col mister ci avevo parlato già prima della firma. Cosa ti ha detto? È un bel martello. No, vabbè, magari te l'ha detto, era ho bisogno di te, o ti farò giocare. No, ho iniziato già a martellare. Già. Ti ha detto che c'è stato un programma d'allenamento? No. Ti ha detto di metterti in rima. Ti avrà detto così, insomma, portati bene. Conoscete più voi il mister che io, quindi abbiamo parlato, no, di come lavorare. I compagni immagino che abbiano accolto al meglio, come fanno con tutti i nuovi arrivati, no? Sono sempre uno spogliatoio molto unito. Sì, sono contento, a parte ho preso informazioni già prima, no? Avendo Michi Russo, che è un mio amico, lui già mi aveva messo a corrente di tutto. Sì, è stato. I ragazzi ancora non li conosco bene, sono 2-3 giorni, quindi sì, mi hanno accolto alla grande. Io metto a disposizione del mister loro per portare l'obiettivo a casa. Questo mi ha sposato, insomma, il progetto.